Ciao ragazzi, bentornati. Di nuovo Ciao. Sono a casa di Carlo e quest'oggi vedete che siamo in fase chimica e abbiamo fatto un rullo. In realtà è alcol. Cioè... Esatto, in realtà esatto. Abbiamo fatto un rullo 120 su questa Fujifilm di cui adesso vi parleremo. Nel frattempo andremo a svilupparlo. Eccola qua. Nel frattempo andremo a svilupparlo. Oggi abbiamo un kit di sviluppo, diciamo, di emergenza. Per i neofiti. Esatto, per i neofiti, un kit Ilford, diciamo, possiamo dire usa e getta, sì, per nominarlo. Perché praticamente secondo me è molto comodo, perché io ultimamente uso molto il laboratorio, quindi trovo. Considerando che una volta che tu apri le taniche, per chi conosce, per chi non conosce, lo dico questa cosa, per chi non lo sa, una volta che tu apri le taniche da 500 ml di sviluppo e coso, dopo 4 mesi le devi buttare, quindi diciamo che hanno un senso quando devi sviluppare tante pellicole. Esatto. Se devi fare una pellicola al volo o per fare i video o per fare o comunque così all'emergenza, siccome è comodo perché non deve neanche rimanere in frigo, cioè proprio... un seggetta e dà la chimica predisposta già per o due rullini da 35 mm o un 120, sì, che devi solo diluire nell'acqua a temperatura ovviamente giusta, che adesso vi raccontiamo, però in realtà sì, è un seggetta che trovo comodo per chi, oppure per chi, oltre che per l'emergenza, per chi è neofita. Per chi, sì, eventualmente vuole provare una volta a sviluppare, che casomai sai, uno dice non è la mia strada. Non, sì, sì, ti rendi conto che, c'è un... esatto, che ti compri di tutto, esatto. Esatto. Sì, vabbè, che comunque se devi prenderti la tank, cioè... Ciao, Poppy. Abbiamo un intruso in camera. Benissimo, quindi adesso andremo a fare tutta la sequenza, ovviamente non ve la faremo vedere per intero, perché è veramente eterna. Iniziamo, dai, iniziamo, abbiamo qui il nostro rullo pronto. Allora, questo è il rullo. Qua ci sono le varie chimiche che ho messo in sequenza, ce n'è un'altra anche che poi arriverà dopo, che è quella che, grazie, che è quella che serve per il bagno, che praticamente toglie tutto la parte chimica che è rimasta soprattutto del fissaggio. Ok, ma questo lo possiamo vedere dopo, perché tanto questa qua è proprio la cosa minima. Quindi appunto... Molti non viene neanche usato, molti usano semplicemente acqua con sapone neutro, quindi non è obbligatorio. Diciamo che lo usiamo perché fa parte del kit, sì, ma non facciamo, cerchiamo di seguirlo. Non è tra quelli obbligatori, ti ripeto, molti vecchia scuola usano un po' di sapone neutro, sì, ed è posto così. Sì. Comunque, spieghiamo questa cosa. Allora, io permetto che per sviluppare una pellicola ci vorrebbe o una camera scura o... che io in questo caso per il video, che trovo molto più comodo anche perché così vedete questa cosa, sia... questa sacca, questa bank, che è ermetica con due guarnizioni, con due elastici per evitare che anche con le maniche, sì, non entri cose, e dall'altra parte c'è una cerniera con un avvolgimento apposta perché non entra niente cose. La cosa importante qual è? Che prima di iniziare tutto quello che serve, perché poi una volta che metti qua dentro non la riapri più, perché sennò bruci tutto, quindi devi essere sicuro prima di chiudere tutto di avere tutto quello che ti serve dentro, all'interno del lavoro. Per intenderci, ci saranno 35 mm la forbice. Ok. Un consiglio che vi do, che molti non la sottovalutano, se avete un orologio con l'effetto al buio che fa evanescenza, toglietelo, perché anche quello conta. Sì. Se volete una cosa anche più comoda, anelli o bracciali o cose del genere, vi consiglio di togliere, perché lo spazio oggettivamente non è enorme. Quindi se riuscite, anche perché qui dentro ci dovrà andare la tank smontata, che adesso vi faccio vedere, il 135 mm, la spirale che è già stata spostata sulle guarnizioni per il 120, e quindi c'è, cioè, tutta questa roba più la pellicola, insomma, lo spazio è quello che è, quindi bisogna sapere esattamente quello che si va a fare, e quindi bisogna tenere ben pronti e ben precisi quello che si va a fare. Io per concentrare metto, sì, già le cose che non mi servono, quindi faccio vedere anche in camera. La prima cosa, c'è questo strappo che praticamente si ripiega su se stesso per creare l'effetto buio, e dietro, come potete vedere, c'è una zip, ok? Quindi io la vado ad aprire la zip e infilo tutte le cose all'interno, e ovviamente, e se, no, perché è incassata dentro, questo per far fare luce.
aspetta che se no mi mangio la plastica, non è nemmeno cosa che facevo. Dentro, come vedete, argentati in modo tale che non rifletta proprio niente, cioè niente può sentarci. Quindi in mettiamo, che ordine le metti? Di solito faccio così, e la 120 la metto qua dentro perché almeno sono sicuro di perché dove la trovi, di trovarla. Poi richiudiamo la zippo, grazie. Io oggi valletta, cioè fa tutto lui, io valletta. Okay. E poi richiudiamo su noi stessi col velcro, in modo tale che siamo sicuri che da questa parte siamo a posto. È chiusa. Tolgo un attimo le chimiche per farvi vedere quello che vado a fare. La cosa che vi do come consiglio, che è la cosa più comoda, qui come ho detto ci sono due elastici, proprio per evitare che una qualunque... La cosa che è più comoda è infilare un braccio, sì, e poi aiutarsi poi a mettere l'altro. Spostarlo per aiutarsi a infilare l'altro braccio, perché se no vi trovate monchi da qualche parte. Infilatevi bene senza ritegno, perché poi dovete andare, perché poi dovete andare veramente a smanacciare. Quindi io la prima cosa che faccio, ho messo la pellicola dentro, so dov'è, quindi vado a prendermi la pellicola e in questo caso è un 120, quindi non ho bisogno. Se fosse un 35 insieme dovreste metterci anche la forbice, perché dovete tagliarla poi dal coso. Giusto. La cosa, adesso io molto facilmente cosa faccio? La sto srotolando, ok? Anzi, una cosa che mi sono dimenticato, perdono. Perfetto, ma non ho ancora srotolata, è che bisogna mettere i guanti in questa frangente. Io in realtà non li metto mai e non è mai successo un problema, però facciamo le cose fatte bene e quindi mettiamo i guanti. Tanto qua. Ah, non vedo l'ora di parlarvi di questa macchina mentre Carlo si mette i guanti. Ah, beh, puoi parlare. Sono molto innamorata di questo oggetto. Allora, questo oggetto è una Fuji GA 6. Poco conosciuta. Poco conosciuta. È un 6x4,5 come formato. E la cosa strabella è che in realtà questa macchina è una bridge. Ok, quindi quando io vado, se riesco a capire, non so neanche più dove che si accende. Si accende. Devi avere il tasto sotto. Devi avere il tasto sotto per ha una sicurezza che non avevo visto prima. Sì, perfetto, apposta per praticamente. E sì, batteria. Praticamente io ho che la se ci riesco. Madonna, sembro scema. Scusate. Vai. Olè, eccoci. Eccoci qui, questo volevo fare, non trovavo come si faceva. Praticamente è una bridge, quindi ha la sua ottica ovviamente incorporata, ma la cosa strafiga è che è comunque su un rullo 120, quindi io non so se esistano altre cose sul mercato analoghe. No, questa era l'epoca in cui le Fuji sperimentava tutte queste cose. Non so se qua ci rendiamo conto della figata di questo oggetto, cioè è, vabbè, pesa 8 etti circa, abbiamo visto, ha un paio di pile all'interno da 3 volte che sì, l'alimentano. Sì, quelle piccoline, quelle mezze torce, piccole schiacciate. E la cosa strabella è che in realtà, cioè, comunque vi spiegavo perché io non uso mai guanti, perché c'è una situazione. La cosa strabella è che ovviamente l'esposizione me la vado a settare qua sopra. Io lo tiro intanto. L'esposizione me la vado a settare qua sopra. La cosa figa è che gestisce lei tutto quello che è il avvolgimento e riavvolgimento della pellicola. Quindi è comodissima, cioè per scattare è veramente una gran figata. Cioè, onestamente, è strafiga. Poi la foto, il fatto del che si sposti quando sei troppo vicino. Esatto, ha una particolarità che a livello... Comunque srotola la pellicola. Srotola la pellicola. Ha questa particolarità che praticamente all'interno dell'oculare ha un sistema di shift, non so come dirlo, come lo posso dire, che... Eccolo. Se io mi avvicino troppo al soggetto mi va a spostare praticamente l'area, come faccio a dirlo bene? L'area di parallassi la sposta sì, più a sinistra, cioè quindi, verso la destra, verso l'obiettivo, per cercare di compensare il fatto che sei più troppo vicino. Esatto, esatto. Ed è molto carina questa cosa. Sì. E la cosa veramente, secondo me, bella è che onestamente da scattare, cioè, non ha l'ingombro, non ha il peso, non ha... No, anche perché chiusa è come se non avessi l'obiettivo. Quindi, cioè, considerate che questa lente è un Fujinon 60 mm, Fujinon 60 mm? È un 4. È un F4, ok, ecco, mi è venuto il dubbione. No, è un F4. È un F4 e abbiamo visto, proprio vi dico quelli che sono le caratteristiche.
lui ha un otturatore, lei ha, scusate, un otturatore elettronico centrale, ok, con dei tempi di scatto da 2 secondi a 1/700, più una modalità bulb, ha volendo il suo autoscatto, quindi ha una serie di caratteristiche direi abbastanza standard. Sì. E appunto il mirino galileiano con questa correzione della parallasse, volendo al suo, appunto, il suo autoscatto standard da 10 secondi, volendo ha il suo flashettino incorporato che in questa di Carlo non va, ma comunque ce l'ha, oppure al contatto a caldo al di sopra, quindi effettivamente, insomma, direi molto comoda. A livello di sensibilità ISO va da 25 a 1006 e direi che più o meno a livello di parametri, diciamo, tecnici, questo è quello che vi possiamo dire. Sono iper curiosa di vedere come verranno questi sviluppi, speriamo di imbroccarci, perché veramente mi è piaciuto un sacco scattare con questa macchina, devo dire. Allora, sono, vi dico una cosa, colpita. Alla fine del 120, quando voi lo rotolate, avete un pezzo adesivo. Scusate. Okay? Un pezzo adesivo che serve per tenerlo, sì, sulla bobina, quella cosa. E lo ripiegate su se stessi, se non lo staccate, cioè lo lasciate su cose e lo tenete, lo ripiegate su se stessi in modo tale che irrigidisce la linguetta. Sì, e fai meno fatica a metterlo, a infilarlo. Esatto, sì. E quando lo vai a infilare è meglio perché è più comodo. Certo, insomma, un po' più rigido. Sì, allora adesso sbobino la cosa. Olè! Allora, questo è quello che ti dovresti trovare. Dovresti. Che dovresti trovarti se fa tutto bene fuori dalla sacca, cioè all'interno la bobina che abbiamo visto prima con la pellicola avvolta all'interno. Esatto. Okay. Adesso andiamo per ordine. Qua abbiamo visto, qua abbiamo lo sviluppo, che è il primo liquido che dovremmo usare, poi abbiamo lo stop e il fissati. Allora la chimica non è un dato oggettivo su queste cose, in base alla temperatura qua, queste comunque sono 20 gradi, l'abbiamo misurate prima. Allora, abbiamo detto che per il tipo di pellicola che stiamo usando in questo momento, che non abbiamo detto cos'è, è un T-Max 400, scusate, è vero, sono 6 minuti di sviluppo con 8 inversioni la prima volta, poi ogni minuto 4 inversioni, sì, fino alla fine del coso. Poi questo qui 10 secondi, cioè dovete fare solo pulire bene il coso. Poi il fissaggio, che il fissativo, che va tenuto per 4 minuti, 4 inversioni all'inizio, poi ogni minuto anche quello, e poi dopo il bagno, poi lo vediamo dopo, che è una cosa un po' particolare. Adesso metto un timer. Perché te lo metta io, così ti tieni quello sotto? Sì, va bene. Allora, il timer io lo faccio partire nel momento stesso in cui ho messo tutto il liquido dentro. Quindi una volta che metto... Non so dov'è il timer, nemmeno qua. No, metti 10 minuti. Scusa, 10 minuti, 6 minuti. 6 minuti. Il tempo che io metto il liquido all'interno, tutto all'interno, a quel punto iniziamo parte il timer. Ok, qui siamo pronti. Vado a far partire i 6 minuti. Si chiude bene e fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E poi aspetto un minuto dopo, mi avverti. Esatto. Il battere, per chi non lo sapesse, serve per le eventuali bolle d'aria che si sono formate, perché dentro la spirale c'è la pellicola che è avvolta su se stessa, quindi ci potrebbero essere delle bolle d'aria che si fermano lì. Allora, io un consiglio che vi posso dare, soprattutto se vi è possibile, soprattutto, allora io dico qua perché Bologna è molto calcare l'acqua del rubinetto, molto dura. Non dico di usare sempre l'acqua, però se per gli sciacqui usate acqua filtrata o acqua addirittura che sarebbe ancora meglio, quella distillata sarebbe ancora meglio, perché sennò vi rimangono molte volte quei segnetti bianchi che ogni tanto potreste trovare nella passato pellicola. Un minuto. Ok, 1, 2, 3, 4, e questo ogni minuto per fino a 6 minuti. Ricordo una cosa: quando si usa il 35 mm
quindi la bobina è stretta, perché sì, okay, è piccola, per, se no andrebbe su e giù ed è un casino. Queste tank vengono guardate sempre con due bobine, devi mettere entrambe, e la, quella, con la, quella con la pellicola sotto. Vabbè, ok, no, non è così, non è così ovvio. E, però bisogna mettere anche l'altra, perché sennò non è già, sì, vai. Ah, una cosa che vi devo dire, allora, lo sviluppo è importante che sia realmente sui 20 gradi, massimo 21, cioè c'è una tolleranza veramente bassa, mentre gli altri hanno una tolleranza molto più, cioè se voi usate questi qui a 18 o a 24 non è importante, lo sviluppo è invece molto importante che sia a quella temperatura. Capo, grazie. È andato malissimo. Grazie molto. Allora adesso togliamo questo, lo rovesciamo. Dopo di voi li dove si buttano? Questi qui sono, questi qua si possono buttare nel scarico normale. Altri no. Appunto. Altri no. Allora, mettiamo lo stop, che come abbiamo detto sono solo 10 secondi. Mm-hmm. Che bello. Questo bel giallino. Mm-hmm. Ok. Vado. Sì, ma tanto. Bon. E questo praticamente, come dice il nome, serve solo per stoppare lo sviluppo, perché sennò continuerebbero ad andare con quelle poche gocce che sono rimaste. Mettiamo il fissativo, che invece, se non mi ricordo male, sono 4 minuti, se non mi ricordo male. Sì, 4 minuti di fissaggio. Sì. Con 4 inversioni? Sì. Allora, la procedura adesso direbbe dopo di fare 3 lavaggi, di cui 2 solo acqua, in questo caso demineralizzata, e più uno con il quello lì. E io di solito, però in questo caso non lo facciamo, diciamo, cioè cerchiamo di usare esattamente quello. Io di solito apro il rubinetto dentro e lascio andare per 10 minuti con l'acqua corrente. Eccola! Avevo appena detto che era diventata brava. Qua, guarda, guarda la magia. Ciao. Vado? Boh, finiti 4 minuti. Ok. Adesso andiamo a svuotare l'ultimo. Questo bello odore di chimica. Ok, e adesso cominciamo con i sciacqui. I sciacqui sono molto veloci, 30 secondi a sciacqui. Ok, fatti. Ok, no, tranquillo. Sono l'ultimo. Ok. Poi facciamo il secondo. Se fai tu, intanto che faccio una, faccio un corpo. L'ultimo sciacquo sarà di questo qua più 600 di acqua. Ok.
che poi vedete dalla schiumetta che non è altro che acqua saponata, poi in realtà. Sento che. Okay. Altri 30? No, questo lo tengo un po' di più, senza. Quanto lo tieni? Un minuto. Okay. Questo è quello che toglie da tutti i residui, preferisco tenere un po' di più. Va bene. Ok. Sente che fa la schiuma? Sì. No, perché adesso dobbiamo mettere tutta l'acqua comunque qua. Cioè alla fine quando lo smontiamo ci facciamo mettere l'acqua. Ok. Olè. A posto. Adesso lo mettiamo a seccare, facciamo tutto quello che dobbiamo fare e poi vi lo facciamo vedere. Esatto.